Variante della tremezzina, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici preme l'acceleratore e prevede di deliberare il parere nelle sedute del prossimo 11 o 12 aprile. La data è stata comunicata oggi dal presidente Donato Carlea, che ha incontrato a Roma il sindaco di Tremezzina Mauro Guerra e il deputato della Lega Ugo Parolo. Un incontro richiesto nei giorni scorsi con l'obiettivo di ottenere garanzie sui tempi e sulle procedure. Il presidente ci ha comunicato la volontà di discutere del progetto e deliberare il parere nelle sedute del prossimo 11 o 12 aprile, hanno riferito oggi Parole Guerra. Abbiamo avuto modo di rappresentare l'urgenza di procedere con l'appalto dell'opera entro la fine del 2019, al fine di non perdere le risorse appostate sul bilancio statale, continuano il deputato e il sindaco. E abbiamo ricevuto positive rassicurazioni. Avvocando direttamente a sé il procedimento, ha voluto così testimoniare, nel rispetto delle valutazioni tecniche e del ruolo dell'intero Consiglio, l'attenzione e l'importanza che egli stesso attribuisce al progetto. A questo punto, se ad aprile arrivasse l'ok, ANAS riuscirebbe ad emanare il bando per i lavori e quindi si potrebbe arrivare ad appaltare l'opera entro fine anno. In attesa che gli enti locali e la Regione vengano convocati quali membri di diritto dell'Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, concludono i due rappresentanti del territorio lariano, proseguirà il nostro impegno di confronto col Consiglio per verificare e superare eventuali criticità che dovessero emergere. L'attesa infrastruttura, che nasce con l'obiettivo di alleggerire il traffico sulla congestionata Regina, è noto, è arrivata a sfiorare 400 milioni di euro.